Allora, qui diciamo noi interveniamo con questo ordine del giorno perché, come ho già segnalato nella disquisizione critica della proposta di legge numero 33, contestiamo l'idea della attribuzione di nuove tre figure apicali. Perché è un pochino quello che succede. Da un lato si dice si vogliono ridurre le figure apicali, dall'altro invece poi se ne creano alcune nuove che sono anche delle novità. In questo caso ci riferiamo all'istituzione della figura del direttore della rete ospedaliera, che evidentemente sarà un direttore, mi immagino, che dovrà mettere in rete gli ospedali dell'area vasta. Ora, siccome nell'area vasta abbiamo già un direttore generale, un direttore sanitario, cui compito essenzialmente, è vero, dovrebbe occuparsi anche del territorio, ma insomma non lo farà da solo di occuparsi del territorio, ci sono le zone di distretto, sono state decantate così bene, addirittura è conservata anche la società della salute nelle zone periferiche. Quindi, diciamo, perché creare una nuova figura? Oltre a tutto c'è anche un direttore della programmazione, che forse può anche, vicariare anche questo tipo di compito. Allora io, dico, perché non recuperare il senso anche di collegialità nell'ambito, dei vari ospedali e nella capacità di interagire in rete valorizzando le varie specificità che nella rete vengono identificate nella vocazione, dei vari presidi ospedalieri. Io credo che questa collegialità, anche in passato, e probabilmente, diciamo, è esperienza comune, che nei gruppi, quando si arriva a visioni, collegiali, si riesce anche a rendere molto di più. È l'esperienza dei vari comitati, è l'esperienza dei vari gruppi politici, è l'esperienza delle piccole comunità, la capacità di condividere dei percorsi insieme. Di solito è un valore aggiunto. Chiaramente può essere che ci sia anche il bisogno di una figura di coordinamento, ma per esempio i gruppi d'autoaiuto ci insegnano che basta variare rispetto alla persona che si occupa di gestire quella riunione, di gestire quella fase. E sinceramente sarebbe la riduzione di un costo importante renderebbe anche più coerente la stessa premessa della riforma, che è quella di ridurre il numero di figure apicali. Credo che potrebbe essere una buona cosa impostare un ragionamento collegiale nella rete ospedaliera, facendo di volta in volta una rotazione dei vari referenti senza aggiungere costi aggiuntivi. Sarebbe una cosa interessante, una sperimentazione utile e che potrebbe anche dare un certo tipo di prestigio e un certo tipo di valore. Del resto mi sembra di capire che la stessa figura che potrebbe occuparsi della gestione dell'assemblea, della riunione nell'ambito delle reti ospedalieri potrebbe anche coincidere con uno dei direttori sanitari dell'ospedale stesso. Quindi, in questo senso, mi sembra anche ragionevole proporre un percorso di questo tipo, magari anche fosse solo in fase sperimentale.